Prosegue la nostra serie di interviste con gli esponenti politici locali della città di Saronno e questa sera siamo in compagnia dell'assessore Roberto Barin, assessore ai servizi per l'ambiente e al sistema della mobilità e fresco di nomina possiamo dire che sono circa un paio di mesi dal 20 di Sì, marzo, due mesi, quindi esatto. potremo parlare con lei intanto delle sue prime impressioni anche da assessore. Però prima, come facciamo di consueto, abbiamo questa buona abitudine di presentare il nostro gentile ospite a chi ci segue. E quindi anche con lei non mi esimo da questa incombenza e le chiedo di raccontare un po' qual è la sua storia, il suo percorso di vita a coloro che stanno vedendo questa intervista. Sì, bene. Buonasera, sono appunto Roberto Barin e faccio tra poco 50 anni e diciamo, abito a Saronno dal 97 esattamente. Prima di, io sono veneto, Monselice, provincia di Padova, e ho vissuto fino a 11 anni a Monselice, poi la mia famiglia si è trasferita a Varedo esattamente, che è qui vicino a 13 km da qui, in provincia adesso di Monza Brianza. Ho vissuto lì diciamo, la gioventù, ho fatto la scuola, eccetera, e fin tanto che non mi sono sposato. Ecco, mi sono sposato nel 93, siamo andati a vivere a Solaro, io e mia moglie, e poi nel 97 ci siamo trasferiti a Saronno. Avevamo bisogno di una casa più grande, quindi siamo venuti qui in città rispetto a Solaro, perché avevamo visto come un bel luogo, diciamo, più vivibile rispetto a un paese un po' più piccolo, un po' più dormitorio, come si suol dire. Ed è stata, a mio avviso, una buona scelta, perché è una bella città e pur avendo anche parecchi problemi, però ha anche molte risorse, è molto viva, eccetera. Ma diciamo, cosa è successo? Abbiamo avuto due figli e adesso il più piccolo ha 11 anni e la più grande 14, e io ho iniziato, diciamo, a seguire un po' quello che è il tessuto, diciamo, le cose positive di questa città, che è appunto l'aspetto anche associativo. Ecco, questa che è una cosa che io ritengo molto molto importante. Ho frequentato un po' di cose, un po' di associazioni, un po' di, diciamo, di realtà, e fin tanto che la cosa più, se vogliamo, più interessante che ho fatto è stato sicuramente il discorso diciamo, la creazione insieme ad altri del Circolo di Legambiente. Prima però effettivamente ho seguito con altri il gruppo dei gruppi di acquisto, diciamo, un po' di gas, i cosiddetti gas. Abbiamo creato questi gruppi di acquisto, il primo quindi a 10 anni esattamente, ed è stato, diciamo, l'elemento che mi ha un po', diciamo, mi ha fatto conoscere anche parecchie persone in gamba qui di Saronno. Ho proseguito questa esperienza nei gruppi di acquisto e poi, dicevo, con Legambiente. Solo recentemente, diciamo 3-4 anni fa, più o meno, meno di 4 anni fa, ho deciso di intraprendere, diciamo, un percorso politico. Da cosa è nata questa scelta? Essenzialmente perché, come Legambiente soprattutto, vedevamo che c'erano delle cose effettivamente migliorabili, ma non vedevamo, dal mio punto di vista, quell'attenzione da parte dei politici. Quindi in un certo senso c'è stata la voglia di vedere cosa poteva fare un politico rispetto a certe problematiche. Allora, tornando a quello che stava raccontando prima rispetto appunto al suo percorso di vita, so che lei è un informatico e poi tra l'altro tra i vari hobby so che anche quello della pasticceria, se non ricordo male, Sì, questa è se una vuole. delle. Sì, allora io sono un perito elettronico e ho studiato a Cesano Maderno e ho iniziato a lavorare subito. Fortunatamente allora, quando si usciva da scuola, si lavorava subito e ho iniziato prima con un'attività di manutenzione di macchine da scrivere, proprio concessionario Olivetti, che una volta erano molto più diffusi rispetto ad adesso. Poi sono riuscito a passare, diciamo, a un'azienda molto più importante, la Philips, a Monza, e ho lavorato come tecnico, diciamo, assistenza a computer e
macchine, diciamo, di quel genere, che è stata una cosa molto bella perché mi ha permesso di iniziare a viaggiare un po' per tutta Italia, e questa passione del viaggio poi me la sono portata avanti, sicuramente tuttora mi piace moltissimo. Diciamo che dopo questo tipo di attività sono riuscito a una serie di cambi di azienda legati un po' alle vicissitudini delle stesse aziende, nel senso che sono stati vari cambi di marchio, diciamo, fin tanto che non sono arrivato a Settimo Milanese, all'Italtel, quindi mi sono occupato quindi di informatica, di programmazione, software, che ho fatto per un po' di anni. Alla fine, quando c'è stata un'opportunità di lavorare a Saronno, perché c'era un'azienda che cercava, questo nel 99, mi sono trasferito a Saronno, quindi dopo che ho cambiato casa ho trovato un lavoro anche vicino finalmente, la cosa mi è piaciuta ovviamente moltissimo, ho guadagnato praticamente un'ora e mezza, due di tempo per me, e quindi ne ero veramente felice. E gli hobby, beh, posticceria è l'ultima idea, io sono sempre molto fantasioso su queste cose. Nel poco tempo che mi rimane fondamentalmente, perché non è che ne ho moltissimo. Diciamo che gli hobby principali comunque sono lo sport, la corsa, adesso da un po' di anni corro e mi piace molto allenarmi, eccetera, prima sono andato in bicicletta, fare un po' di queste cose. La moto finché non ho avuto i figli, io sono sempre andato in giro in moto con mia moglie in vacanza, ma in tutta Europa abbiamo girato, moto di tenda. Con i figli abbiamo trasferito la moto nel camper, quindi adesso sono un camperista convinto, e appena riesco, sempre di meno purtroppo perché la politica mi sta portando via una quantità di tempo incredibile, appena riesco prendo il camper e vado in giro, mi sposto e vado a vedere cose, luoghi, insomma. Beh, la pasticceria è proprio una cosa che è nata proprio recentemente. Ho fatto un corso allo IAL qui a Saronno, un corso serale. E che consiglio, perché è veramente divertente fare queste cose, iniziare a provare a passare dal mangiare normalmente a produrre le cose, per chi non l'ha mai fatto prima come me, è veramente un'esperienza molto interessante. Tra l'altro i risultati sono buoni, perché in famiglia sono tutti contenti, quando faccio delle torte vuol dire che vengono anche abbastanza bene, quindi dà soddisfazione. E come mi diceva in precedenza, uno degli impegni più importanti della sua vita è quello in legambiente. E mi vuole raccontare qualcosa in più, come è nata l'idea e poi come l'ha portata avanti, così poi ci ricolleghiamo anche al discorso politico. Però volevo capire un po' meglio come è nata appunto l'idea di fondare il Circolo Certo. Legambiente a Saronno. Ma è negato il fatto, essenzialmente, che avendo dei figli piccoli allora, parlo di 6 anni fa, il mio desiderio era quello di rendere questa città più bella, diciamo, essenzialmente legato a una vivibilità legata proprio all'inquinamento, anche questa è una cosa importante. E quindi ho ritenuto che il poter impegnarsi per cercare appunto di migliorare la situazione fosse un dovere quasi da padre, ecco, in un certo senso rispetto ai miei figli. E questo mi ha spinto a cercare quei legami, quelle amicizie che mi permettevano di creare questo gruppo, insomma, che poi alla fine è nato. Ecco, questo è stata una cosa. È stata la cosa primaria che mi ha spinto. Da questo poi sono nate altre considerazioni, ovviamente altre cose legate quindi al traffico, alla mobilità, alle biciclette, la possibilità di muoversi in bicicletta. Man mano che i figli crescono, chiaramente ci sono esigenze che magari nascono di nuove, insomma. Abbiamo fatto parecchie cose, parecchie campagne, e tutte finalizzate bene o male a sensibilizzare la cittadinanza. Chiaro che se si è in pochi è difficile ottenere, diciamo, dei risultati significativi, bisogna cercare di creare quella massa, e meno male un circolo di legambiente fa quello, ecco, cerca di stimolare certi temi e di evidenziarne gli aspetti, diciamo, che vale la pena di salvaguardare. Anche una città, soprattutto una città come Salerno, dove di verde ce n'è poco, e quindi quel poco va salvaguardato, va possibilmente aumentato, creato.
e diciamo quelle possibilità di stare a contatto con la natura devono esserci il più possibile, insomma. Tra l'altro io abitavo, fino a 11 anni appunto abitavo nel Veneto, ed era campagna, cioè era come abitare, non so, in una cascina qui del lago Saronnese, qui a nord di Saronno, perché intorno avevo veramente solo campi. Quindi questo fatto di cercare un po' di naturalità forse è stata una cosa anche legata a questo, insomma, dopo un po' di anni uno magari ha voglia di tornare in un certo ambiente che qui era un po' difficile trovare. Non è che è cambiato molto, non è che il circolo di ambiente ha trasformato Saronno, però diciamo c'è questa voglia, c'è stata questa voglia di contribuire per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Hai sentito cambiare qualcosa nella sensibilità dei saronesi da quando hai iniziato questa attività? Ma non c'è proprio quel cambio per cui uno ritiene di aver fatto delle cose che hanno cambiato la sensibilità. A me sembra di vedere sempre più biciclette, ad esempio, in giro. Non credo che l'abbia fatto il ciclo dell'ambiente questo cambiamento, forse è una cosa naturale perché, bene o male, forse questo ragionamento a cui sono arrivato io lo stanno facendo anche altri, nel senso di cercare di migliorare un po', di vivere un po' più, una vita un po' più tranquilla, meno legata al traffico, anche perché più traffico c'è effettivamente uno prima penso si stanchi di andare in auto. Quindi penso che sia una cosa naturale. Come circolo sicuramente abbiamo cercato di dare anche noi il nostro contributo, speriamo di aver fatto qualcosa, insomma, di positivo. E io vorrei iniziare a virare un po' più sul discorso politico, come dicevamo in precedenza, e prima di entrare nel dettaglio della sua attuale attività di assessore, le volevo chiedere come ha vissuto e come pensa siano andati i primi mesi da consigliere, come si è trovato, ovviamente la grande differenza rispetto all'attività che deve svolgere ora, però volevo proprio sapere, insomma, come si è trovato in consiglio. Beh, è stata da subito un'esperienza molto, molto bella, molto interessante, anche perché diciamo, prima avevo seguito l'attività politica a livello di membro del coordinamento del Partito Democratico, quindi si affrontano tanti temi. Avevo affrontato, appena entrato diciamo, in politica, tutta la campagna elettorale che poi ha portato prima alla prima elezione del sindaco Porro, poi c'è stato quest'anno il successivo anno di intermezzo con la commissaria e poi la seconda campagna elettorale, quindi fatto un bel lavoro anche perché in quel periodo abbiamo proprio realizzato e esteso il programma elettorale, quindi abbiamo effettivamente toccato molti punti, cioè tutti i punti che si possono toccare per quanto riguarda quella che poi è l'amministrazione. Come consigliere quindi ho iniziato da subito a lavorare, tra l'altro approfittando del fatto che appunto c'era un'esperienza ecco, fatta anche come legambiente, in modo naturale il sindaco mi ha dato l'incarico di seguire l'aspetto della mobilità, quindi diciamo, ho lavorato subito con l'assessore Campilongo, l'architetto Campilongo e ho seguito diciamo, proprio la parte specifica con l'ufficio mobilità, quindi ho avuto modo di seguire, entrare un po' nell'ambito di quella che è la macchina comunale e affrontare proprio problematiche pratiche di cosa può significare gestire una città complessa sicuramente come Saronno. Quindi questa esperienza è stata sicuramente utile. Consigliere quindi, operativo, ecco, grazie a queste scelte, questa scelta del sindaco di dare a ogni consigliere un incarico, effettivamente credo che tutti noi consiglieri, o in questo caso ex consigliere, abbiamo avuto modo di vedere molti aspetti molto molto interessanti per quanto riguarda proprio l'aspetto anche amministrativo pratico. Questo come consigliere, chiaramente mi sono reso conto che come amministratore, cioè come funzione effettiva di assessore, le cose sono molto 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 più complicate, nel senso che non tanto per, proprio innanzitutto per la responsabilità, cioè un conto è fare un'attività che serve all'assessore di riferimento e un altro è avere una responsabilità diretta, ufficiale,
nei confronti dei cittadini, un dialogo diretto nei confronti con dei dirigenti stessi comunali, dei funzionari, eccetera, quindi è una bella differenza. E poi effettivamente non è solamente mobilità come ho fatto finora, ma adesso c'è anche, a parte che c'è proprio anche il trasporto pubblico e diciamo parcheggi che sono veramente altri problemi, e c'è anche il discorso ambientale, quindi aria, acqua, e insomma tutto quello che bonifiche, ci sono molte questioni aperte che effettivamente sono molto, da una parte impegnative, dall'altra sicuramente stimolanti. Infatti io volevo fare un discorso, diciamo, a parole chiave e sono andato a recuperare quello che è stato un po' il suo saluto da assessore, che si può anche scaricare dal sito del Comune di Saronno, dove appunto si presentava ai cittadini nella sua nuova veste. E andavo a vedere appunto quelle che erano le parole chiave che si ritrovano e ci danno immediatamente l'idea di quello che è il suo attuale lavoro. Si partiva proprio con traffico. E collegata a questa ovviamente ci sono tutta una serie di possibili iniziative, come ad esempio quelle già in essere come le zone 30, le zone a traffico limitato e, come diceva lei prima, la fruibilità dei parcheggi, l'utilizzo degli autobus pubblici e in primis il movimento, come facilitare il movimento di pedoni e ciclisti. Ecco, nell'ambito proprio del traffico, diciamo, prendiamo questo termine generico che racchiude tutto quello che ho appena detto. Lei cosa pensa di poter riuscire a fare nei mesi a venire e cosa pensa che invece sia già stato fatto fin qui da chi l'ha preceduto, ovvero l'assessore Campilongo di cui parlava, che aveva la delega, di cui ora lei l'ha un po' sgravato Sì, anche. certo. Magari ne sarà anche stato contento in modo tale da potersi anche soffermare più su quello che ricordiamo ora rimane pianificazione e governo del territorio, più di Sì, sua penso anch'io, competenza. senz'altro. Ecco, quindi partiamo da questo primo generico elemento che è il traffico e vediamo un attimo lei cosa pensa si possa fare. Ma diciamo che la cosa grossa che è stata fatta finora, penso che sia la scelta di fare queste cosiddette zone 30, insomma, credo che sia un elemento che a mio avviso è significativo, nel senso ci, si cerca di dare una valenza ufficiale a un trasporto diverso da quello delle auto, da quello automobilistico o veicolare classico, a motore perlomeno, cercando di favorire appunto biciclette, pedoni. Rendendo quindi le auto più, rendendo le auto più lente non si fa altro che rendere diciamo, più vivibile l'intera città. Chiaro, questo è l'elemento essenziale, questo l'elemento non è sufficiente perché non basta mettere un cartello di 30 all'ora per garantire che le auto vadano a 30 all'ora, sappiamo benissimo com'è la situazione, ma non è solo a Saronno, è in Italia, non è solo in Italia, ma anche all'estero, diciamo. Ci sono quindi da fare una serie di iniziative, diciamo, di attività proprio per cercare di rendere queste 30 all'ora effettivi, lavorando sulle strade, cercando di in qualche modo rallentare le auto, soprattutto nei luoghi più pericolosi. Ecco, queste cose non siamo ancora riusciti a farle, nel senso che abbiamo iniziato a fare delle sperimentazioni. E io conto in questi 3 anni che mancano, diciamo, per quello che può essere un ideale fine mandato, ecco, in questi 3 anni io conto di poter fare qualcosa. Ecco, chiaramente tutto è molto legato all'aspetto economico, perché ogni intervento che si fa ha un costo di migliaia o decine di migliaia di euro. In una situazione come questa non è facile recuperarli, però diciamo, sta alla politica di recuperare fondi dove eventualmente non esistono, ci sono dei bandi, ci sono dei finanziamenti che bisogna cercare di catturare, insomma bisogna un po' stare con gli occhi aperti. Ecco. Questa cosa non è necessaria anni fa quando i bilanci erano sempre rosei, adesso che siamo in questa situazione, se non facciamo così rischiamo di avere proprio il portafoglio vuoto. Col portafoglio vuoto vorrebbe dire che questi interventi che sono necessari per dare un significato anche a questi 30 all'ora, non riusciremo a farli, e se non riusciamo a fare questo è un peccato, insomma. D'altra parte l'esperienza di fuori di Saronno dimostra che
Questo è veramente un segnale importante, perché se io riesco a dare un po' di sicurezza alle biciclette, ci saranno molte più bici che viaggiano, che girano, e quindi le auto diminuiscono. Se riesco a fare in modo che un po' delle auto che attraversano Saronno non attraversano per forza il centro di Saronno, magari stanno al di fuori, riesco a rendere Saronno un po' più vivibile. I pedoni a quel punto saranno più incentivati a muoversi. Teniamo conto che molti cittadini di Saronno sono anziani. Quindi magari non posso andare in bicicletta, ma a piedi ci vanno. E avere un passaggio pedonale che è pericoloso già li preoccupa, giustamente, cioè non essendoci più lo scatto del ventenne per attraversare la strada. Quindi sono tutti interventi che è necessario che un'amministrazione tenga presente, è fondamentale per garantire questa vivibilità, che è forse l'obiettivo dal punto di vista proprio del traffico, diciamo. Quindi l'obiettivo non è quello di far andare l'auto il più velocemente dal punto A al punto B, dal mio punto di vista. Dal punto A al punto B ci deve arrivare, perché l'auto può servire a tutti. È chiaro che devo garantire non solamente l'utilizzo dell'auto in una città, ma anche di altri soggetti che non, hanno deciso di non usare l'auto oppure non possono usare l'auto. Ecco, un po' questo quello che mi posso pensare come obiettivo di lavoro. E sempre restando in tema di traffico, visto che dicevamo appunto garantire tutti, io faccio un po' l'avvocato del diavolo perché ci sono gli automobilisti che hanno, ricordo anche in consiglio comunale, ci sono stati dei consigli aperti con alcuni ragazzi che hanno fondato il gruppo Facebook contro i 30 all'ora. E si parla anche nel suo assessorato di autobus pubblici, fruibilità dei parcheggi. Quindi magari con questi due elementi si può dare una mano anche agli automobilisti. Certo, allora, beh, gli autobus è l'alternativa ovviamente all'utilizzo di un mezzo motore che è quello, diciamo, privato, la propria auto. L'autobus è fondamentale averlo efficiente. Chiaro, anche qui ci si potrebbe fare una rete assolutamente perfetta anche a Saronno, solo che teniamo conto che gli autobus hanno dei costi altissimi. Cioè, adesso quello che tanto per parlare di soldi, di denaro, l'introito dei biglietti copre un quarto di quelli che sono i costi di esercizio degli autobus. Quindi, e sappiamo che abbiamo un autobus che diciamo la frequenza è ogni mezz'ora, le linee sono quelle che sono, diciamo non si riesce a fare magari un percorso perfettamente preciso da un punto all'altro della città, c'è questo punto, diciamo, di raccolta dei vari autobus, delle varie linee che è in prossimità della stazione, quindi bisogna magari cambiare. Ecco, tutto sarebbe possibile fare molto molto meglio, avere un autobus ogni 5 minuti e perfettamente che ti porta dove esattamente hai deciso di andare nel più breve tempo possibile, a tutto un costo altissimo, veramente i costi sono altissimi. Quindi quello che abbiamo noi adesso è la giusta combinazione tra quello che può essere un intervento dell'amministrazione per poter garantire il servizio e una fruibilità da parte dei cittadini. Purtroppo, ecco, la situazione è questa. Noi cercheremo di garantire questo e di migliorarlo possibilmente, però non possiamo pensare di avere una cosa totalmente diversa. Cioè anche a Milano, ad esempio, è più efficiente un servizio di autobus. A parte che c'è anche il metro che facilita anche altri spostamenti, però ci sono autobus più frequenti, diciamo anche la domenica sono attivi, invece qui a Saronno no. Quindi è solo una questione di costi, ecco, non è, volevo appunto chiarire, non è sicuramente una mancanza di volontà. I costi che sono, ripeto, sono estremamente alti, cioè non possiamo decidere di far pagare a tutti i cittadini un servizio che non tutti utilizzeranno. E quindi dobbiamo in qualche modo limitarci. Ecco, questo per quanto riguarda gli autobus. I parcheggi è un problema che va affrontato è fondamentale per poter garantire, io lo vedo molto dall'aspetto, dal punto di vista anche del commercio, il discorso dei parcheggi. Effettivamente mi rendo conto che se non garantiamo i parcheggi in prossimità, soprattutto del centro, ma non solo, sarà anche difficile che ci sia quella fruibilità dei nostri negozi, dei nostri centri commerciali, diciamo dei nostri luoghi di vendita in generale,
tali da poter soddisfare quelle che sono le necessità giuste di chi ci lavora fondamentalmente. Ecco, su questo c'è da lavorare. Il fatto di permettere di avere tutti i parcheggi liberi e gratuiti come diciamo, i commercianti magari chiederebbero, dal mio punto di vista non è un discorso che ci porta avanti molto, nel senso che avremo sempre, quindi queste auto, rischiamo di avere queste auto parcheggiate 8 ore che vanno a portare via anche il posto a chi magari ha intenzione veramente di fermarsi quell'ora, 2 ore, 3 ore, fare le spese di cui ha bisogno e poi andarsene. Quindi quello che conta, a nostro avviso, non è tanto la gratuità su tutto, perché le auto sono molte di più rispetto a quelli che sono i posti disponibili, ma garantire la circolarità, cioè il fatto che un'auto non rimane tutto il giorno, ma si sposta per quello che serve, cioè rimane ferma per quello che serve e poi si sposta. Ecco, questo vuol dire rivedere un po' il sistema di parcheggi e quindi è quello che stiamo facendo proprio in questo periodo con l'ufficio di mobilità, di valutare che altre forme ci sono per garantire questo tipo di circolarità delle fermate delle auto. L'altro elemento che stiamo vedendo per i parcheggi è legato diciamo, a quanti il mattino vengono a Saronno per prendere i mezzi, tipicamente la stazione di Saronno Centro, per andare a Milano. Anche lì dobbiamo garantire che almeno nelle zone più centrali non ci siano solo auto di chi lascia lì l'auto dalle 7 di mattina alle 8 di sera, altrimenti anche i residenti della zona, giustamente come ho potuto modo di vedere con una serie di lettere che giustamente i cittadini mi inviano e quindi ho modo di anche di sentire quali sono i veri problemi, giustamente i residenti si lamentano, quindi anche lì dobbiamo intervenire per rendere la situazione, in questo caso, dobbiamo tutelare i residenti. Quindi sono tanti i soggetti che sono, ognuno ha la sua, un po' le sue necessità, no? le sue giustamente vorrebbe un miglioramento della sua situazione, però va fatto un giusto mix di esigenze. Ecco. Questo è un lavoro che è importante e lo stiamo facendo. E stesso discorso poi si può portare anche all'altro ambito in cui lei è impegnato, che è quello ambientale. Diceva già prima, appunto, dava alcuni spunti parlando della qualità dell'aria, l'analisi dell'acqua, qui lei citava anche la raccolta dei rifiuti cittadina, e in merito appunto all'ambiente, forte anche della sua esperienza pregressa, cosa pensa di poter fare per andare a migliorare, a incidere in modo positivo in queste tre voci, che così velocemente ricordo alcuni spunti in mente. Per esempio sulla qualità dell'aria, settimanalmente vado a scaricare il giornale Città di Saronno e abbiamo un piccolo riquadro con una delle varie valutazioni appunto della qualità Sì, dell'aria a vengono pubblicate abbastanza regolarmente, disposizione, certo. infatti, e mi capita purtroppo spesso di vedere non la letterina magica, la B che vorrebbe dire buona, ma magari la C che è quella cattiva. E insomma, sono state fatte tutta una serie di iniziative anche nei primi mesi di questa amministrazione, proprio tendenti a cercare di migliorare la qualità. Diciamo che stando così da semplice cittadino, stando a quei parametri, non è che forse sia andata benissimo fino ad ora. E per quanto riguarda l'analisi dell'acqua, ricordo ad esempio il gruppo di genitori che si è impegnato per portare fuori alcuni problemi relativi ad alcuni pozzi cittadini, che poi c'è stato il pronto intervento dell'amministrazione, ci sono altri interventi alle viste. Quindi diciamo sia in un caso che nell'altro ci sono delle criticità da affrontare, e volevo sentire da lei cosa pensa, quale pensa che possa essere lo spunto giusto per, non dico superarle in toto, ma magari insomma migliorare un po' la situazione. Beh, l'aria credo che sia la situazione più difficile da affrontare perché purtroppo non è legato a un aspetto territoriale ristretto come può essere Saronno, ma se vogliamo, abbraccia l'intera pianura padana, quindi una soluzione in questo caso è difficile trovarla. Soluzione intendo eliminare il problema. Diciamo che i problemi si possono anche ridurre. Ecco, l'obiettivo di questa amministrazione è stata quella di ridurre, cercare di ridurre
le emissioni legate alle auto, perché è l'elemento su cui è il caso di intervenire più di altri, in quanto in città come questa, diciamo, il traffico veicolare è in assoluto la prima fonte diciamo, di inquinamento dell'aria. Quindi ridurre le auto, l'intervento che abbiamo fatto, il primo che è stato proprio dei 30 all'ora, cioè di ridurre la velocità. Questo non può cambiare in modo notevole la questione, però può dare il suo contributo. Anche perché il contributo indotto, indiretto, qual è? Che se io riduco la velocità e quindi rendo la città più vivibile, magari c'è una persona in più che lascia a casa l'auto e usa la bicicletta, quindi questo è un altro elemento che forse non si considera quando si parla di questo argomento dei 30 all'ora e l'aria. Ecco, quindi questo è un elemento sul quale abbiamo cercato ogni inverno, chiaramente i dati che leggiamo rispetto ai valori ai parametri, i valori PM10 dell'aria non è che sono molto confortanti, non lo sono a Saronno come non lo sono in tutta quest'area. A Saronno poi c'è anche una particolarità che l'aria di per sé, diciamo, l'aria, diciamo, si muove meno che in altre zone, quindi c'è meno vento e quindi gli inquinanti tendono anche a rimanere. Quindi vediamo dei valori che sono spesso o superiori o uguali o superiori a Milano stessa, pur essendoci molto più traffico, perché non si può dire che a Milano ci sia meno traffico che a Saronno. Ci sono molte zone dove ce n'è molto di più che a Saronno. Quindi è proprio una situazione un po' particolare che però è così e non possiamo farci nulla, insomma. Quindi l'obiettivo nostro è quello di cercare di ridurre l'impatto delle auto sulla città e quindi cercare di ridurre in questo modo l'inquinamento. Quello che abbiamo fatto anche è un lavoro un po' più, se vogliamo, con una visione un po' più ampia, cioè quello di spingere verso la regione affinché venissero attuate politiche non locali, quindi a carico del sindaco, ma globali, cioè provinciali perlomeno, in modo tale che se c'è un blocco del traffico, tanto per fare un esempio, non riguarda una sola città, perché tanto cambia veramente poco il discorso del blocco del traffico in una città, tra l'altro tra poco ce ne sarà uno, domenica questa. Quindi anche questi sono diciamo, interventi che servono un po' per spingere a ragionare, a cercare di vedere alternative all'auto, ecco, ha un valore se vogliamo politico. È vero che anche se tutti i giorni dovessimo bloccare il traffico, le cose cambierebbero anche a Saronno, ma non possiamo farlo ovviamente, vorrebbe dire, cioè, non è il nostro modo di vivere, insomma, quindi è improponibile. Una sola giornata dà veramente un'idea di come potrebbe essere diciamo, una vita anche senza auto. Ecco, questo è quello che stiamo lavorando, su cui stiamo lavorando, cioè cercare di migliorare quindi il traffico in città e creare quelle condizioni affinché questa cosa abbia una portata ben più ampia di Saronno. Tra l'altro da poco siamo stati inseriti in un tavolo regionale che teoricamente dovrebbe avere quali componenti città con più di 40.000 abitanti, Saronno ne ha 39.600 mi sembra, quindi eravamo esclusi, abbiamo chiesto di entrare. Ci hanno fatto entrare a questo tavolo e penso che al prossimo inverno parteciperemo per dare anche noi il nostro contributo. Questo come aria. Com'è, infatti, Come riguardo invece acqua, l'acqua. ecco, come acqua abbiamo un grosso problema fondamentalmente, il grosso problema è legato al fatto che ci sono sempre state attività industriali particolarmente, purtroppo particolarmente inquinanti, almeno alcune di queste, che nel corso degli anni hanno rilasciato un po' di sostanze che filtrando nel terreno in qualche modo hanno creato qualche problema. Questo riguarda Saronno e si fa riferimento ai solventi, diciamo, che sono i solventi colorati, che sono quelle sostanze che si usano poi molto anche con le tintorie, eccetera. Non solo Saronno, ma in un'area ben più ampia abbiamo invece un altro problema per l'acqua, che sono i nitrati. Nitrati che, se andiamo a vedere, sono veramente diffusi ovunque, cioè ovunque sono molto alti, legati alle coltivazioni agricole.
oppure anche al sistema fognario, che ben sappiamo non è difficile che sia perfettamente attenuta, diciamo così, quindi è una delle cause, diciamo, dei valori alti di nitrati che sono riscontrabili appunto un po' dappertutto. Qui possiamo fare alcune cose, possiamo, intanto non è che in tutti i pozzi di Saronno ci sono degli inquinanti, sono veramente pochi quelli che hanno rilevato dei valori che sono, che sono considerati perlomeno da controllare, ecco, nulla che va al di là di quelli che sono i limiti di legge, perché altrimenti il pozzo va chiuso e quindi lì non si scappa. Però sono anche valori che sono misurabili, e in quanto misurabili sono degni di nota e di essere, diciamo, appunto controllati, ma se riusciamo anche di ridurli, perché l'obiettivo nostro è quello di cercare di rendere l'acqua il più buona possibile. Vorremmo ridurre veramente o eliminare l'acqua in bottiglia che molti cittadini ancora continuano ad acquistare. Ecco, quindi il nostro obiettivo è proprio cercare di andare in quei pozzi dove sono stati rilevati dei valori di inquinante significativi, o perlomeno misurabili, e cercare di portargli un valore che siano veramente a quel punto insignificanti dal punto di vista di quello che può essere l'effetto, anche a lunghissima durata, perché qui si parla di, non un bicchiere, prendi un bicchiere d'acqua e muori, insomma. Cioè, si parla di 20, 30 anni, eccetera, però sono comunque valori che noi non vogliamo avere, ci mancherebbe. Stiamo quindi intanto cercando di avere un buon dialogo con i cittadini che ci segnalano queste cose. Ci sono più comitati a Saronno che giustamente fanno il loro lavoro, cioè ci segnalano quando ci sono dei valori che vanno al di là di certi limiti. Già lo sappiamo, però non è che è fondamentale la segnalazione, però ci fanno capire che effettivamente sono richieste dei cittadini. Ogni buona amministrazione, una volta che ha una richiesta di un cittadino forte, deve impegnarsi. Quindi noi lo vediamo come un nostro dovere, ecco, nei confronti della cittadinanza. Stiamo facendo sia delle analisi per trovare dei sistemi, che ci sono dei sistemi tecnologici in grado di ridurre quelli che sono gli inquinanti. Hanno dei costi, se potete immaginare, anche molto, molto grossi, però adesso non vogliamo entrare nel discorso dei costi, andiamo a vedere cosa si potrebbe fare. E l'altra cosa è agire su quelli che sono questi terreni inquinati, come bonificarli. Quindi tutto il discorso che si fa di vedere le aree dismesse e come, diciamo, che cosa farci eventualmente, cosa farci implica non solamente il fatto di che cosa verrà costruito, ma anche finalmente in questo modo riusciremo a garantire la bonifica. Bonifica che è garantita solamente se si riesce a rilevare una violazione certa dei valori. Ma questi casi sono veramente limitati, molte altre aree hanno dei valori che non sono assolutamente tali da diciamo, poter permettere a un ente di imporre una bonifica, ma sono valori che comunque col tempo andranno sicuramente a inquinare. Quindi è un lavoro che poi non è che porta domani, oggi bonifico, domani ho l'acqua pulita. Qui c'è una latenza che si parla di almeno 10 anni, però se non iniziamo a farlo adesso non avremo mai quelle condizioni che permetteranno appunto, come dicevo prima, ai nostri figli di avere un ambiente migliore. Quindi è un lavoro molto delicato, molto interessante dal mio punto di vista, che avrà i suoi frutti, spero subito per quanto riguarda la qualità, e più avanti per quanto riguarda questo discorso delle bonifiche, che è forse uno dei problemi più grossi qua di Saronno in questo momento. E riguardo la qualità di cui stava parlando in questo momento, una bella iniziativa è quella della Casa dell'Acqua, che nasce peraltro in anni non recenti, quindi varie amministrazioni l'hanno seguita, ed è arrivata poi a compimento la prima Casa dell'Acqua, che si spera sia la prima di una serie, insomma, più numerosa, perché sarebbe anche bello poter vedere appunto il territorio cittadino coperto da queste Case dell'Acqua. E le volevo chiedere, questa esperienza come sta procedendo, se i risultati sono buoni, come così, vedendola un po' sempre da cittadino, sembra stia effettivamente andando,
e qual è il riscontro poi anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché sappiamo che si mira ad avere un minor consumo di bottiglie di acqua in plastica, quindi minori costi anche nello smaltimento dei rifiuti e ovviamente poi la gente consuma acqua buona, perché è questo poi Certo. l'obiettivo primario. Sì, beh, diciamo, la casa dell'acqua è un modo per distribuire l'acqua, innanzitutto ti dà l'acqua gasata, ecco, questa è la cosa essenziale, che altrimenti è difficile, dal proprio rubinetto direi che è impossibile, anche se a Parigi avevano pensato di realizzare un'intera rete di acqua gasata, non credo che poi l'abbiano fatto. Quindi ecco, permetti di avere l'acqua gasata piuttosto di andare ad acquistare al supermercato. E poi ti permetti di avere un'acqua che è, diciamo, qual è il vantaggio di quella casa dell'acqua? Che è vicino a un pozzo che è uno dei, tra virgolette, migliori di Saronno. Quindi lì possiamo essere certi che non ci sono, non c'è traccia di solventi e i nitrati sono valori veramente bassi. Quindi, personalmente sponsorizzo quella casetta come alternativa vera, anzi molto meglio delle bottiglie d'acqua. Le bottiglie d'acqua, a parte che hanno un costo ambientale che è altissimo, perché solo il camion che la trasportano e quello che buttano in aria di inquinanti è già veramente. Poi quell'aria te la respiri, quindi alla fine uno dice bevo acqua migliore, ma Infatti. poi alla fine peggioro per quanto riguarda l'aria. Vabbè. Quindi, quello è già un elemento. Poi l'acqua, la stessa acqua conservata in bottiglia, magari sotto il sole, come succede spesso nelle fonti, perché non è che rimane, oggi viene raccolta e domani viene consegnata e viene bevuta. Magari rimane veramente dei mesi in bottiglia. Invece quella è un'acqua che viene raccolta, viene emunta, viene messa in bottiglia e viene portata a tavola anche dopo mezz'ora, insomma. Quindi è tutto un altro livello. È un'acqua poi che è controllata. La differenza tra l'acqua in bottiglia e l'acqua, diciamo, dell'acquedotto è che ovviamente l'acqua dell'acquedotto viene controllata sistematicamente. In bottiglia fanno, se uno vede le etichette, fanno un'analisi ogni qualche mese e via andare, insomma. Poi essendo diciamo, un organismo privato, la garanzia che i valori siano sempre perfettamente eccetera eccetera, insomma, io personalmente ho sempre qualche dubbio. Quindi per me l'ideale è sempre l'acqua dell'acquedotto. E la casetta permette di avere questi due grossi vantaggi: un'acqua sicuramente controllatissima, di ottima qualità e poi anche gasata se uno la vuole, a prezzi decisamente più bassi rispetto al supermercato. Quindi è veramente una grande scelta. Personalmente io l'acqua frizzante non la bevo, bevo l'acqua normale e la bevo anche questo del rubinetto, perché ho verificato che comunque ha dei valori assolutamente ottimi diciamo, come componenti e poi non ha sostanze inquinanti fondamentalmente, quindi non ho nessun problema a berla. Ecco. Io veramente sul discorso della casetta, sarebbe bello farne anche altre, sono d'accordo. Potrei dire che costano troppo e quindi non riusciamo a farne altre, sarebbe una risposta troppo semplice, però effettivamente questa è stata, tra virgolette, donata dall'Unambiente, che è il consorzio che si occupa della depurazione dell'acqua. Ne ha messe un po' nelle città, diciamo, intorno, comunque che fanno capo a questo consorzio, e Saronno è riuscito ad avere questo bellissimo regalo. Adesso è gestita da Saronno Servizi, però ripeto, i costi sono molto molto alti e chiaramente se riuscissimo ad avere anche qui dei finanziamenti che ci permettono di farne altre, questo è sicuro, ci andremo sicuramente a muovere in tal senso. E accennavo prima al discorso di diminuire quella che è la gestione dei rifiuti collegato all'acqua. E una delle voci appunto di cui lei si occupa è quella della raccolta dei rifiuti cittadini. E io ho una suggestione proprio di uno dei primi consigli comunali. E era uno dei consigli aperti, quell'oretta in cui potevano parlare anche i cittadini. E mi ricordo una signora che lanciò questa suggestione dicendo: noi facciamo la raccolta differenziata, però ci piacerebbe anche vedere come funziona poi il sistema del riciclo dei rifiuti, quindi qual è il lavoro che c'è dietro poi dopo quello che facciamo noi a casa di lavoro, di dividere il tutto correttamente. E se
se non sbaglio, un po' caduta nel vuoto quella suggestione. Ricordo che il sindaco aveva detto che sarebbe, era un'ottima idea e magari più in là nel tempo si sarebbe potuto fare qualcosa, una cosa adesso, una cosa possibile, credo sia una sorta di tour con un gruppo di cittadini che può rappresentare la comunità e vedere effettivamente poi qual è il lavoro che c'è dietro. Perché quella signora sembrava un po' dubbiosa, Sul fatto per dirla che tutta, no? Che rifiuti magari poi abbiano. dopo, insomma, noi si fa tutto il lavoro perché poi il Sì, ma questa cittadino è una dice io critica faccio che. tutto e poi cosa fa chi... Certo. Beh, questa è una cosa che l'ho seguita essenzialmente con Legambiente, questo discorso dei rifiuti. Ogni anno abbiamo come circolo, abbiamo sempre fatto un'attività, e la faremo anche quest'anno sicuramente, nelle scuole. Quindi facciamo proprio una giornata proprio basata sull'ambiente pulito, ma anche sul riciclaggio dei rifiuti, eccetera. Quindi abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi dell'elementare essenzialmente di cosa ci sta dietro, perché vengono raccolti, che tipo di trattamento diciamo subiscono, eccetera. Ed è stato molto interessante. Dal punto di vista di questa amministrazione, cioè di questo incarico di assessore, non ho avuto modo di occuparmene ancora direttamente, perché tutto il lavoro che si sta facendo per il nuovo bando dei rifiuti è stato seguito dal mio collega assessore Fontana, che ha avuto lui questo incarico. Adesso me ne occuperò io, quindi è interessante poter affrontare anche questo discorso dal punto di vista del amministrativo. Ecco. Senz'altro, se ci sono dei dubbi, capisco che ci possono essere, cioè, chiaramente, è sufficiente che uno veda, ad esempio, quando passa un camion di raccolta, la persona che mette un sacco magari della plastica e poi ci butta dentro anche l'altro dell'alluminio, ecco, per esempio. Allora già nascono i dubbi, ma non dovrebbero nascere perché, allora, innanzitutto, a fronte poi di una prima raccolta viene fatta una separazione, quindi molti stessi camion sono anche divisi all'interno, in modo tale che sembra che vada a finire tutti insieme, in realtà sono separati. Ma poi non converrebbe a nessuno, nel senso che più il rifiuto viene diviso, più a pregio e meno costa all'amministrazione che lo deve conferire, comunque che lo deve smaltire, che lo deve portare nell'azienda che poi lo lavoreranno. Quindi il rifiuto ha un costo, cioè ogni chilo di rifiuto ha un costo, che varia in base anche alla tipologia di materiale. Più il materiale è selezionato e più è meno costa, diciamo. Non ci si guadagna nulla, però perlomeno si riducono le spese. Ecco. Quindi, è interesse di tutti, e anche le stesse società che fanno questo tipo di raccolta sono molto attente nel selezionare nel modo corretto. Chiaro, i cittadini hanno dei dubbi, si tratterebbe di fare magari portare al di fuori, verso la cittadinanza, quelle cose che abbiamo fatto nelle scuole. Potrebbe essere un'idea, insomma, il fatto di presentare con disegni, con esempi pratici, che tipo di trattamento subiscono, cosa si ricava da questi prodotti, e quindi alla fin fine, ma anche parlando anche di quello che costa un chilo di questo prodotto, quanto viene a costare, quanto viene a costare quest'altro, in modo tale da far capire che effettivamente è un interesse di tutti, anche dei cittadini che poi vanno a fare la differenziata, insomma. Chiaramente il rifiuto è indifferenziato, più a costi per tutti, e poi tutti pagano bene o male, insomma. Quindi dovrebbe essere proprio un'attenzione un po' di tutti. D'altra parte, l'ideale comunque è ridurre i rifiuti, insomma. Questa è la raccolta, e sulla riduzione dei rifiuti c'è un discorso culturale ancora importante da fare. Non siamo abituati ad acquistare prodotti con meno rifiuti, con meno imballaggi, andiamo sull'imballaggio perché è bello, ma in realtà poi ha dei costi per tutti. Noi, i primi a pagarlo siamo noi, che con la TARSU, insomma. Quindi alla fin fine c'è un grosso lavoro interessante da fare, che appunto adesso ho questa responsabilità diretta, e vediamo se riusciremo a metterla in atto. Effettivamente è molto interessante come discorso. Che è un lavoro che poi, quello di cui parlavamo adesso,
può portare a sensibilizzare anche maggiormente Certo, i cittadini. è basato proprio su questo, è basato su questo, perché chiaramente i costi diciamo, di recupero del materiale non possono annullarsi, saranno sempre alti. L'unico modo per ridurre quelli che sono i costi e avere quella sensibilità ambientale in più è quello di ridurre i rifiuti, non ci sono altre possibilità. All'estero hanno fatto degli ottimi lavori, riescono veramente a essere molto più virtuosi di noi e dobbiamo un po' copiare degli altri, insomma. C'è qualche idea che si può Idee, diciamo, no, rubare? beh, diciamo che un'idea qual è, i famosi detersivi, quelle aziende o negozi che vendono i detersivi alla spina, ecco, questo è un modo per ridurre i rifiuti notevole, vado col mio contenitore. E riempio e lo riuso n volte. L'acqua è un altro esempio, perché di bottiglie d'acqua ne vanno veramente. È vero che l'acqua viene utilizzata molto bene come rifiuto, perché ci si fanno mille cose con la plastica, però stiamo comunque riciclando materiale che comunque anche il riciclo dei costi, insomma, non è che il fatto di dover sciogliere, rifare o triturare e ricreare ha dei costi ambientali anche quello, non è che nulla costa nulla, insomma, ci sono sempre dei costi per qualsiasi cosa. Quindi bisogna un po' entrare in quest'ottica di riduzione di possibilmente dei consumi, perché questo sarebbe l'ideale, ma anche stare un po' più attenti nell'ambito del singolo consumo di ridurre quello che è l'impatto ambientale. Questa è un po' un'idea che forse mi porto dietro dall'esperienza di Legambiente, però credo che sia importante trasmetterlo se riusciamo. Ecco, io credo che sia un impegno da parte di un assessore dell'ambiente cercare di portare questo tipo di argomenti e diffonderli. E lei nel suo saluto terminava appunto il saluto dicendo vi chiedo di avere un po' di pazienza e lasciarmi un po' di tempo per ambientarmi. A che punto siamo? Ma diciamo, visti i problemi che mi sono mi sono stati in qualche modo lanciati, ma nel senso che erano lì, non è che qualcuno me li ha lanciati, erano presenti, erano sul tavolo. Ormai l'ambientamento è a un buon livello, perché sono passati solo 2 mesi, però Terapia d'urto. esatto, funzionano sempre le terapie d'urto e quindi siamo a un buon livello. Adesso il problema è trovare le soluzioni ai problemi. C'è una cosa che è un po' particolare, e lo sto vivendo soprattutto adesso che ho questa diciamo, responsabilità, è che il cittadino fa fatica a mettersi diciamo, in quelli che sono i tempi, non della politica in questo caso, ma si parla proprio di tempi di un'amministrazione, di una macchina comunale che ha dei tempi superiori, diciamo, più lunghi rispetto a quanto uno è abituato a pensare. Cioè uno pensa, io invio la mail di richiesta, domani l'assessore mi risponde. E invece l'assessore, quando si ritrova 10 o 20 mail, magari quel giorno non riesce a rispondere, magari neanche il giorno dopo, insomma. Quindi, oppure prima di rispondere deve andare a chiedere all'ufficio, che deve fare una ricerca e poi ha bisogno della risposta per poi dare una risposta, diciamo, al cittadino che abbia Che sia anche che sia soddisfacente, insomma. soddisfacente e argomentata. Quindi questi tempi sono veramente difficili non da capire, ma da accettare, ecco, da accettare direi. E invece purtroppo è così. Io stesso vorrei poter magari rispondere a tutti in un certo modo, però comunque c'è bisogno di tempo per poter fare le giuste verifiche, le giuste analisi. È un argomento forse più difficile da far passare. Però, insomma, d'altra parte non possiamo cambiare così di punto in bianco quelli che sono certi meccanismi e dobbiamo in qualche modo lavorare al meglio con quello che abbiamo, insomma. Il comune sembra molto affollato, sembra molto grande, ma in realtà ogni persona ha il suo compito e probabilmente ce ne fosse magari una e mezza al posto di una, lavorerebbe anche in modo più veloce, ecco, tanto per intenderci, però chiaramente. La macchina è questa, se la vediamo come azienda, l'azienda è questa, formata da queste persone, dobbiamo lavorare al meglio e ottimizzare quello che c'è. E non sempre i tempi, ripeto, sono quelli che i cittadini si aspetterebbero. E andando in conclusione, c'è l'altro appuntamento fisso delle nostre chiacchierate, che è quello con il futuro. E anche con lei abbiamo accennato ai problemi economici e
e di cui abbiamo parlato anche con gli assessori, con l'assessore Fontana in particolare, anche con l'assessore Santo e anche con gli esponenti dell'opposizione. E quindi posto questo problema che sappiamo essere concreto, esistere ed essere una gran bella zavorra. E lei si sente di poter comunque dare qualche elemento positivo, qualche messaggio positivo per il futuro più prossimo e anche per quello più a lungo termine? Ma allora, se devo riportare quello che mi ci dice ogni giorno in giunta il nostro assessore al bilancio Mario Santo, di elementi positivi ne ho ben pochi, però io sono sempre ottimista e quindi cerco di sforzarmi di tirare fuori qualcosa di positivo. Ripeto, cioè, quello che io credo che sia importante, cioè, su cui sia importante lavorare è sfruttare quelle occasioni che ci sono di finanziamenti, diciamo di bandi, di situazioni che permettano di avere quel contributo in più, perché purtroppo dal punto di vista di quello che è la fiscalità generale, i soldi sono quelli che sono e tenendo conto quelli che in questo momento lo Stato, diciamo, centrale ci chiede, sono veramente troppo pochi. Non possiamo aumentare le tasse, quindi dobbiamo in qualche modo arrangiarci con quello che c'è. Purtroppo qualche amico che vabbè, chiaramente incontro e mi dice: ma certo che avete scelto cioè, il momento sbagliato per governare una città, perché veramente non riguarda solo noi di Saronno, riguarda un po' tutti i comuni italiani, però effettivamente questo penso che sia uno dei momenti più difficili. Il tentativo è di, in questa situazione di, diciamo, ristrettezza generale, di riuscire comunque a fare delle cose. E vorrei personalmente non solo fare la normale attività, la manutenzione della città, la normale amministrazione, ma cercare di fare qualcosa in più, e penso che di aver dato questo segnale con quanto ho detto, diciamo, in questa occasione. Quindi però va tutto misurato rispetto alle disponibilità. E bisogna avere anche quella fantasia per riuscire a fare qualcosa anche con qualche disponibilità in meno. Quindi io spero di riuscire veramente a fare qualcosa di positivo. Ovviamente spero anche che la situazione migliori un po' col passare del tempo. Però i segnali nel giro di 1 o 2 anni non sono poi così rosei, insomma. Magari al terzo anno riusciremo a fare tutto quello che abbiamo fatto negli anni precedenti e quindi riusciremo anche a fare qualcosa di ottimo, assolutamente ottimo. Adesso ci accontentiamo del buono o del discreto. Ecco, direi che già riuscire ad arrivare a un risultato del genere sia un ottimo risultato. Quindi comunque avete visto che abbiamo sempre la positività da parte dell'amministrazione e io non posso far altro che ringraziare l'assessore Roberto Barin per averci ospitato, per averci concesso questa intervista Grazie a voi. e vi do appuntamento alle prossime interviste con gli esponenti, questa volta presumibilmente dell'opposizione.